Il popolo della montagna è confuso o, per essere più onesti, è stato fagocitato dal caos di interpretazioni legate alle possibilità o meno di dedicarsi alle libere escursioni in quota. In gioco, se così si può dire, finiscono le considerazioni sui limiti di circolazione nei comuni di residenza, l'inserimento del trekking e delle ciaspolate sulla neve nel novero delle attività sportive e, non ultimo, l'attribuzione della zona arancione per il Veneto con il compendio di regole FAQ più o meno intendibili correlate al DPCM del 14 gennaio. Con il coraggio inevitabile delle molteplici richieste di chiarimento che pervengono ogni giorno alle forze dell'ordine e associazioni che riuniscono gli appassionati veneti dei monti, così come al CAI, Club Alpino Italiano, per ora prende ferma posizione dopo un rendezvous di tutti i responsabili della regione avvenuto in videoconferenza. Serve buon senso e servono risposte certe, in sintesi estrema, l'esito dal punto di vista etico che si affianca al sollecito inviato a regione e governo. Questo il pensiero condiviso ai propri soci e alla stampa da presidente regionale. L'incontro è stato voluto dal dirigente del CAI per il Veneto, Renato Frigo, il quale ha ascoltato con estrema attenzione le varie posizioni emerse durante il confronto costruttivo. La poca chiarezza sulla stretta, le attività in montagna e i relativi spostamenti ha causato un generale malcontento tra soci e simpatizzanti, motivo per cui si è sollecitato con urgenza la richiesta di risposte esaustive agli organi competenti per la regione del Veneto, così da eludere in partenza interpretazioni sia del decreto in atto sia dei testi delle FAQ pubblicate sul sito istituzionale del governo.